Solo per aggiungere una brevissima riflessione, a parte direi che dopo l'incidente tecnico un corso di questo tipo credo che sia proprio tecnologica, credo sia opportuna, quindi che se ne dica, non avrebbe più una competenza più di natura meccanica, credo che la tecnologica forse è più indicata. Ma detto questa battuta, vorrei innanzitutto evidenziare il fatto che viene dato un riconoscimento all'Istituto Kennedy che è presente su questo territorio da oltre 50 anni, naturalmente un fiore all'occhiello senza togliere nulla agli altri istituti scolastici presenti nel nostro territorio, un fiore all'occhiello che ha saputo interpretare così la crescita economica di questo territorio, quindi credo che sia un valore aggiunto e questo credo che sia una delle più importanti gratificazioni. Detto questo, volevo precisare che quando si parla di biennio post-diploma, gli studenti non svolgeranno solo ed esclusivamente le lezioni all'interno dell'istituto, ma gran parte di questo biennio le lezioni verranno svolte presso le aziende. Quindi anche la compartecipazione delle aziende verrà interpretata in questo senso. Chiudo per voler così sottolineare, credo che sia giusto farlo in questa sede, che la provincia di Pordenone è stata veramente così parte attiva e artefice così di questa iniziativa sin da subito, non solo sotto il profilo economico che mi pare partecipi con una quota importante, magari il comune compatibilmente con le risorse così di bilancio forse poteva aggiungere qualcosa di più, perché non è soltanto una partecipazione di carattere significativa, ma non è una partecipazione, è la costituzione, è la fondazione di un evento, di un percorso nuovo, e credo che anche l'amministrazione comunale insomma debba leggerlo con quest'ottica. Comunque noi riteniamo che noi, per quanto mi riguarda, che questo progetto sia così un progetto importante per la provincia di Pordenone e per il futuro delle generazioni. Grazie.